tanto e devono continuare a fare tanto perché noi dobbiamo dare risposte a tutti, perché aver individuato delle anomalie, prima abbiamo ricevuto di sanità, abbiamo anche sollecitato risposte veloci, che vuol dire che ci hanno risposto sulla prima. Vediamo questo, faccio una sintesi di delle richieste, di queste che il ministro conosce, questo è positivo, e poi quando si mangia la linea rossa e si regionale, ma è evidente che ha una rilevanza, io credo, che possa essere per sostenere le famiglie in questo periodo che devono avere a casa principalmente più piccoli, quindi rispettando anche i nostri progetti insieme all'università, delle eccellenze che abbiamo, le cose che abbiamo affidato naturalmente al ministro, tutta. Il fatto che ci sia bisogno di persone non vuol dire che bisogna interrompere la loro formazione. Non dà un minimo per fare una riflessione anche con chi disse perché non ci vediamo. No, sono io contento di essere qui e di avere questo scambio. Dentro in quelle ore non avevamo le mascherine, non avevamo i respiratori. È particolarmente rilevante aver questo tema veramente c'è. Cioè, e ora per me diventa veramente decisivo sulla formazione, cioè ognuno di quei ragazzi che passa all'Università di Perugia è un patrimonio fondamentalmente fino ad ora e spero di poter dare risposte per una scelta fatta immediatamente in queste zone rosse anche rafforzate. È come dare la responsabilità di questa via avanti, non fatto un altro è uguale alla finanza di Arma, vero? Quindi per garantire la mitigazione del rischio di diffusione maggiore per